Ciao a tutti ragazzi da Caro89, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Siamo qui ragazzi con la terza opening challenge, quindi ragazzi con un'altra apertura finalmente a grande richiesta di calciatori panini, quindi 10 bustine ragazzi come ogni opening challenge, come ogni nostra apertura. Quindi questo opening challenge ragazzi sfideremo Loki1409, che intanto gli faccio gli auguri perché ha appena fatto 100 iscritti. E lo faccio con lui in particolare perché è un mio grandissimo fan. E quindi ci tenevo moltissimo a fare una sfida con lui, dato che me l'aveva chiesta più di una volta. E quindi finalmente, ragazzi, posso esaudire, diciamo, questo suo piccolo desiderio, così. E quindi, ragazzi, faccio volentieri questa sfida. Intanto state avendo voi sempre i punteggi, sovraimpressione. E quindi ormai li avete anche imparati. Comunque è sempre bello dare una rinfrescatina per non sbagliare poi. Perfetto, quindi io vi auguro buona visione, ragazzi. E alla fine, ovviamente, avremo anche il conteggio finale e i saluti. A dopo. Bene ragazzi, eccoci con l'opening challenge vero e proprio con le nostre 10 bustine, come potete vedere. Sono 10, rallentate pure il video se non avete visto che sono 10, ok? Perfetto, andiamo a vedere ragazzi cosa riusciamo a trovare. Ok, una bustina in più. No, non è in più. Sono cominciato a dire qualcosa, attenzione. Cominciamo alla grande ragazzi con uno scudetto, 5 punti, scudetto del Cagliari, fantastico. Sempre a tema Cagliari troviamo Pisano, poi Insigne, Pescara Sassuolo. Terra dello Spezia e Guilherme, ragazzi, come è iniziato col botto? Subito qui io che mi sbaglio nel parlare, è lì in questa prima parte di questa apertura, insomma, prima del montaggio qua. Vabbè, maglia del Sassuolo, quindi 2 punti, va bene. Sportiello, Zukanovic, tre giocatori del Pescara, poi troviamo Pontedera, Prato e Benassi. Bene ragazzi, sono già 7 punti, eh. Adesso non faccio tanti calcoli ragazzi perché li faremo tutti in fondo, farò riepilogo e poi tutti i calcoli con saluti, ringraziamenti, eccetera, eccetera. Ok, poi troviamo Modena, Torres, Dioric, Aquilani, Duncan e tre giocatori del Varese. Come detto ragazzi, non faccio tante, non parlo molto adesso perché voglio fare solo l'apertura, poi teniamo tutte, devo andare a vedere il video, eccetera, eccetera, e il risultato in fondo, mi raccomando. Sei grande, guarda un po'. Esulta anche perché in teoria sono nuovi, quindi sono molto contento. Ecco qua, 4 scudetti in Lega Pro. Diego Lopez, Hamsik, grande Marchiaro. Terra del Perugia, Antei e Chiellini. Vabbè, fa una passata, ma vabbè. No, vabbè, porrezza, no, non esageriamo. Maglia della Sampdoria, altri 2 punti. Saccoccia nostra. E Terra del Bologna. Biraghi, Teatro Modena, poi abbiamo Rincon, ok, i tre giocatori di Vicenza. Perfetto ragazzi, andiamo subito, dai dai dai, stiamo andando molto bene. Vai, eccoci qui, altra maglia, 2 punti, va bene, ci sta ragazzi, tanto per continuare ad essere positiva. Basta, Lazzar, Avelino Bari, Regini ed Ambrosio, perfetto, nuova anche come bustina, veramente più nuove che dopo. Questa bustina sono contento, mamma mia, mi sono intrippato tutto. Ok, andiamo a vedere subito, ragazzi. Qui un'altra maglia, ok, del Cesena. Escia, che ho già doppio, sono sclerato. Magnusson, Chievo Verona e Cittadella, Latina Lazio e Savoia Vigo Lamezia. Tra Lega Pro e Primavera, qua tutta una doppia squadra per il figurino, ok. Altra maglia della Sampdoria, tutte maglie, però fanno punti almeno. Sono 2 soltanto, però fanno punti, dai. Quantità più che qualità. Cossu, tre giocatori del Crotone, poi 2 allenatori della Serie B, naturalmente. De Maio e tre giocatori del Vicenza. De Maio, ragazzi, perché ovviamente è francese. Non è che dico De Maio perché mi scappava, insomma. Altra maglietta, sempre del Milan. Peccato, volevo la terza maglia, che l'unica che mi manca del Milan. Vabbè, non importa, comunque 2 punti. Farias, Lopez, tre giocatori di Perugia, poi troviamo Consigli, portiere Sassuolo e la squadra del Bari. Ultima bustina, ragazzi. Mamma mia, è andato abbastanza bene, mi sembra. Cioè, non benissimo, però abbastanza bene. Vediamo cosa c'è. L'ultima, sì, allora è andata bene, ragazzi. Scudetto del Torino. Bene, si intende nella media, forse anche di più. Close, Bizzarri. Comunque mi ha trovato delle belle cose, ragazzi. Tre giocatori di Perugia, tre del Pescara e tre del Vicenza. Perfetto, ragazzi. Questa era l'apertura e vi lascio ragazzi al resoconto più che altro a vedere cosa abbiamo trovato come rara.
Rieccoci ragazze, allora abbiamo trovato una maglia del Sassuolo, una maglia insomma, una della Sampdoria, una del Milan, un'altra della Sampdoria, una dell'Atalanta, una del Cesena, poi abbiamo trovato tre scudettini di Lega Pro, lo scudetto del Torino e lo scudetto del Cagliari. Passiamo allora ragazzi al conteggio e diciamo a vedere la fine di questa sfida. Rieccoci ragazzi, finalmente con il conteggio finale. Abbiamo realizzato ragazzi 25 punti. Direi nella media una buona somma tutto sommato. Buona somma tutto sommato, sì. Vabbè, ok ragazzi, quindi 25 punti. Io vi invito ragazzi, link in descrizione, a vedere il video di Loki 1409 per vedere chi ha vinto. E provate magari a indovinarlo qui nei commenti e dopo magari vedere il video. Quindi, magari anche di iscrivervi al suo canale. Ecco, quindi ragazzi, io ti lascio un bel mi piace, di iscrivervi a commentare per appunto farmi sapere se vi piace questo opening challenge. Ho intenzione di fare in totale 5. Ho già, diciamo, prenotato qualcosa, nel senso, un altro utente, un altro mio grandissimo fan mi ha già, diciamo, prenotato la quarta opening challenge, quindi la farò probabilmente con lui se ci riusciamo a mettere d'accordo. E poi la quinta, invece, ragazzi, ho intenzione di fare una cosa un po' più allargato, ovvero non con un bersaglio specifico, ma un po' con tutti voi. Ma lo vedremo, ragazzi. Quindi un bel mi piace, iscrivetevi, commentate, invito a vedere il video di Loki. Ciao ciao!